A cosa sto pensando? A tante cose. Ho finito adesso uno spettacolo e ho fatto ridere il mio pubblico. Il mio pubblico che è comprensivo, ma esigente. E guai se non fosse così. A volte ho paura di non riuscire a sorprenderli in modo giusto. Ed è proprio questa paura che mi fa scrollare di dosso le mie ansie e le mie tristezze del mondo parallelo che vive dentro e fuori di me. Per vivere su questa terra bisognerebbe essere dei supereroi, per affrontare le problematiche mentali a cui siamo spesso sottoposti. Ho deciso, dormo in macchina. La mia Mustang non ne vuole sapere di mettersi in viaggio. Tanto ho la mente che viaggia più della mia Mustang. E guai se non fosse così. Questa vita ti aspetta ogni casello. Ma tanto ho il telepass. Una specie di superpotere da supereroi dei poveri. Mi sono sempre chiesto, ma un supereroe, quando rientra a casa, che vita fa? C'è sua moglie ad aspettarlo? C'è il portiere che lo saluta? Buongiorno, uomo ragno! Noi artisti siamo troppo sensibili e inadatti a queste strade. Potrebbe sembrare il delirio di un pazzo, ma tanto la pazzia comincia a farsi strada dentro di noi un minuto dopo che veniamo al mondo e ci accompagna per tutto il viaggio fino al prossimo distributore GPL. L'unico supereroe che mi viene in mente che abbia una compagna è Batman. Ma sinceramente non ce la vedo proprio Catwoman dietro ai fornelli, anzi, tutt'altro. Queste strade le ho percorse mille volte, eppure mi appaiono sempre nuove e piene di imprevisti. A ogni curva, a ogni incrocio, a ogni strada verso casa. Come potrei rimanere tranquillo con una come Catwoman che si veste in quel modo? E la gente, che cosa direbbe? Buongiorno. Ah, buongiorno. Ieri ho visto tua moglie. Dove? Al supermercato? No, alla pompa di benzina. Ah, e che ora era? Le 4 di notte. Vabbè, ma... Ma vabbè, con la maschera e frustino. Sarà la moda di quest'anno. A quell'ora? E vabbè, ma è una bazzecola, anzi, una battazzecola. E no, è una zoccola, anzi, una battazzoccola. Sei stanco, amore? Sì, ma dobbiamo assolutamente arrivare prima dell'alba nella nostra città. Gotham City? No, Battivaglia. Le mozzarelle! Oh!